Senti, io stamattina ho fatto un conto perché non tutti, non tutti, però c'è stato un candidato sindaco che ha battuto parecchio sul bilancio. Allora io ho fatto un conto che poi magari mi sbaglio di qualche decina di milioni, però fra Anagnina 1 e Astra 8, se noi avessimo tirato su 200 milioni di euro, visto che soltanto per l'immondizia ci costa 4 milioni e mezzo, 5 milioni l'anno. Noi per 20 anni potremmo non aver Beh, ma pagato. Ci pensava il comune, no? senti, di queste cose noi ne abbiamo parlato più di qualche volta. Alla fine rimane un dato che ci sta l'economia e ci sta la politica. Allora, questo atto deve avere un processo politico e i processi politici si fanno in consiglio comunale perché io devo additare, devo far conoscere ai cittadini quello che è successo e chi è responsabile. Allora io ti posso trovare, che posso trovare dei responsabili che magari sono candidati sindaco. Capito? Perché noi l'omertà intorno a queste cose non è possibile. Perché Franco Posa, ma Franco Posa è da quanti anni che sta là? Noi ci ha distrutto, no? Eppure Franco Posa è ancora il Dio in terra. Vabbè, insomma, il Dio in terra, dai. Ma no, ma insomma, vabbè, me ne dico Dio in terra è troppo, però alla fine sta al centro del sistema economico, no? Però scusa, no, mo, per esempio, il bilancio, no? Sempre ritornando a questi 200 milioni che abbiamo visto le molliche, 7 milioni 923 mila euro, no? Abbiamo visto. Allora, c'è un candidato sindaco, assessore al bilancio, che non ci ha spiegato niente di residui attivi. Ma che sta a pensare ai residui attivi? E Insomma, come sono 60 milioni, ma so? che fa questo? No? Alla fine non sa manco di che sta a parlare, no? I residui attivi, di che sta a parlare? Io No, per io esempio, non lo so, scusa, vorrei capire. allora io ti dico, questo signore che a cui ti riferisci, che non facciamo il No, nome, no, famo, candidato sindaco, io gli ho chiesto, va. Che siccome... candidato sindaco? È il nuovo sindaco, ha vinto. Ha detto che ha già Allora, vinto. normalmente ha vinto, evviva il sindaco, punto. Gli ho chiesto il bilancio dell'STS. L'STS. Ma io ho una lettera dell'STS che manda al comune su richiesta di un consigliere comunale. In questa lettera che cosa mi dice? Chiede il bilancio, famoso bilancio analitico che chiedo. L'STS Che ti gli, no, risponde? gli risponde che è disponibile a far sì che il consigliere faccia il suo lavoro, ma queste sono notizie che non si danno, Riservate. riservate in relazione a una sentenza del Consiglio di Stato. Poi, siccome il signore di cui stiamo parlando dovrebbe conoscere la legge, la prima cosa che fa uno va a vedere questa sentenza di che parla. Sono andato a piglia io. Quello mi cita una sentenza di un comune dove alcuni consiglieri comunali avevano chiesto una massa di documenti tali da mettere in crisi la Il produttività comune, dell'ufficio. Ma quello è un Allora, bilancio no, analitico, aspetta, il sindaco ha detto di no. E di conseguenza va alla fine il consigliere d'Ufficio a ragionare il sindaco perché non si può andare ad entrare in ufficio e dire mi servono certo, 10.000 documenti, no? Allora qui, siccome il documento è uno, è il bilancio analitico, che non è il bilancio che tutti sbagliano, perché le società hanno due bilanci, uno che presentano in tribunale e quello del padrone, no? Il padrone vuole sapere da dove entrano i soldi e come li spendi. No, voglio sapere se paghi i contributi puntuali, se sei preciso, cioè perché se poi in caso di multe paga la società, no? E poi va, se rifà, io voglio sapere come sta sta storia. Boom, non ti si fila a nessuno, allora devo pensare che là sotto per fare questo c'è Del Marcio, lo In posso Danimarca, pensare, in in Danimarca, che è Danimarca, Danimarca, mica qua. è così, così. No, vieni qua. Insomma, morale da favola. Noi abbiamo un nuovo sindaco. Stiamo a fare tutto sto ambaradan per sapere soltanto le preferenze e chi saranno i Ma sai, consiglieri. tesoro, chi entra Papa in conclave esce cardinale. Ah sì? Eh sì. C'è sta pure questo. Certo. Porca miseria, io però, scusa, sei una delusione. Io pensavo che stasera andavo a casa e pensavo Strappata la bottiglia di per... aver potuto comunicare ai cittadini di Frascati il nuovo sindaco. Invece tu mi dici, a palla della cosa chi La è? palla da astrolia, Da astrolica però. ce l'ho. Chi entra Papa? Esce cardinale? Aristiamo da capo a 12. Senti, se dobbiamo, noi dobbiamo Ma essere se seri, domanda a fare sta nottata per scusa, vedere il sindaco scusa, allora. noi dobbiamo essere seri partendo da un principio, ma proprio deve partire da noi cittadini. Noi cittadini, esattamente, un po' siccome questa politica alla fine ci si scosta, no? Perché
troppe situazioni, eccetera, però dobbiamo ricostruire la politica che riparte dai cittadini. Adesso stanno aprendo le schede dell'Europa. Le schede dell'Europa, tu dimmi chi è che ha capito quale partito tutela certi interessi e quali altri. Nessuno. Ecco, allora, io che tu sai che di che cosa mi occupo, sono in Europa e mi arrivano le sentenze. Io te ne voglio citare qualcuna. Allora, la Spagna, nella sua sovranità, decide di regolamentare gli insediamenti dei supermercati in relazione al numero degli abitanti. Frascati, in paese di 15.000 abitanti, che ne so, 1.520.000 abitanti, no? Allora facciamo 2.000 meri, no? Questa proporzione. L'associazione dei supermercati ha fatto ricorso alla Corte e la Corte gli ha respinto il ricorso perché c'è la norma che prevede la libertà di insediamento dei supermercati. No? Allora io Italia, cioè, non posso gestire la mia perché qualcuno ha deciso, sti capi di Stato hanno deciso di fare certe cose. Te ne dico un'altra e poi basta. Una giornalista greca, che quella già siamo E questa ricordata ma adesso, si è detta ma 10 questa te l'ho volte. detta una volta sola lì. Allora, una giornalista greca chiede alla BCE di conoscere le ragioni del debito pubblico greco. La BCE non gli risponde e gli respinge la domanda per il semplice fatto che non è tenuta a dare queste notizie. La giornalista fa ricorso alla Corte di Giustizia e chiede che venga accolta la sua richiesta perché la Carta Europea, al primo articolo, prevede che ogni cittadino può accedere a tutte le informazioni. Anche la Corte di Giustizia respinge il ricorso della giornalista perché siccome la BCE è un soggetto privato, per cui non possono accedere a queste notizie. Punto. Però lì, siccome non ci sono politici e tutti zitti, i parlamentari greci dovevano insorgere, la stampa greca doveva insorgere, il Parlamento greco doveva insorgere per far sì che queste notizie arrivano, perché là si stanno a portare via puro Partenone, no? Vogliamo sapere. Poi gli dico, da aspirante giurista, poi non lo sono diventato, che c'è una norma di diritto internazionale che dice se i cittadini non conoscono le ragioni di un debito, può essere non pagato. Punto, meglio di quello, l'hanno versato così, no, nessuna ha preso. In Italia noi sappiamo le ragioni del debito. Qual è? Sì, Ah, sono magnati. allora, beh, ma hai ragione, ma perché devo pagare io un debito che È la pago con conto al ristorante quello se che tu ti sei mangiato quello che l'abito? dico pure Capito? Allora il problema diventa più ampio perché tu devi rompere questa Europa, perché questa Europa è un'Europa. Te ne dico un'altra due. Allora, hanno fatto il MES. Beh, sì, il MES, sì, senti, Meccanismo Europeo di Stabilità. L'Italia Maria. dovrà partecipare a questo fondo con 125 miliardi, quando bene o male servono 2 o 3 miliardi per gli esodati, cose così che non si trovano, però ha tirato fuori già 125 abbiamo 48, trovati. 48 miliardi già per la Spagna, per il Portogallo, per l'Irlanda e per la Grecia. No, adesso ne tira fuori altri 25. Poi all'atere di questo fondo, che cosa? Aprono Equi Europa, ovvero una sorta di Guidaglia. Equitalia, però quella là, se noi l'Italia non gli paga un conto, no, per dire un prestito, quella Vengono a Pier arriva e Colosseo. te sapevi che avevo Colosseo, capito? Via qua, ancora non ho finito. Allora che succede? Che secondo me, questo lo dico io, però non ne voglio implicare nessuno. Cioè, hanno fatto un altro fondo che si chiama Fondo Redenzione Europeo. E questo dovrebbe avere, per la terminologia, un'influenza tedesca, perché il debitore, capito, viene considerato peccatore. Peccatore, capito? Allora che succede? Nel momento in cui tu paghi, tu hai fatto sei redento. Sei Sei redento. redento. Però che succede? Sembra che questo organismo qua addirittura ha possibilità di aumentare le tasse. Amen. Capito? Perché dice, Siccome ce ne siccome abbiamo tu mi devi poche, dare i soldi, allora me li aumento io, evviva li aumento Maria. qui. Allora, quando tu c'hai a che fare con un'Europa che è fatta così, concepita con questa mentalità, tu in Europa non vai da nessuna parte. Capito? Andremo sempre peggio. Vabbè, andiamo a vedere che esce fuori da sturna, va. Da qua uscirà sostanzialmente un po' di confusione, uscirà...
Quello che sostanzialmente se vince, ecco, io perché mi sono schierato con il Rinnovamento votando Spalletta, perché bene o male una persona che fa un certo lavoro, che conosce i problemi economici della gente, è persona che non c'ha niente a che fare con lui, è politico, per cui può avere più forza nelle decisioni. E però ha vinto quell'altro. Ha Beh, detto se ha che ha già vinto vinto. quell'altro, Ha detto allora che ha vinto. Ha detto che ha vinto. c'è un altri 5 anni, famo 20 e poi per altri 25 famo i nostri 300. Ecco.